Il tema di Dante ha fatto studiare e sudare tanto i maestri carristi nella realizzazione delle loro opere, tra cui Mauro Chiappa, al debutto nel suo primo carro di prima categoria. Nasce infatti Fosfori, ovvero il titolo dell'opera. Il carrista ha realizzato Dante con in mano una siringa carica di un vaccino particolare, ma a spiegarci nel dettaglio il significato è lo stesso Chiappa. Il titolo è Fosforil, che è una citazione ad Amarcord di Federico Fellini, dove compare una figura di Dante che distribuisce questo fosforil dell'intelligenza. Io ho pensato di mettere Dante Alighieri, che è una figura si presume molto intelligente della storia italiana, dotato di vaccino, perché questo fosforil l'ho trasformato in un vaccino, visto che siamo in piena vaccinazione collettiva. Dante Alighieri è stato anche un politico importante italiano ed è stato esiliato. In questo caso il ribaltamento è che Dante cerca di vaccinare con il vaccino dell'intelligenza la classe politica italiana. Il carro, diviso in più parti, vede nella parte posteriore la realizzazione di un grande murales. Dunque, sono due ragazzi che realizzano murales, studenti dell'ISIA di Urbino. Uno è Vincenzo Chiappa, l'altro si chiama Filippo Toscani, viene da Parma, e hanno realizzato un murales, a mio parere, molto molto bello e interessante, dove anche lì l'allegoria, realizzata con uno stile naturalmente diverso dal mio, parla esattamente della stessa cosa. Nel carro poi ho cercato anche di unire i due stili, il mio e quello dei due ragazzi, cercando di amalgamare il tutto e regalarvi qualcosa di interessante. Il programma completo del Carnevale estivo a Fano, in calendario il 21 e il 22 agosto in zona Sassonia, il 28 e il 29 agosto in centro storico, è possibile scaricarlo sul sito carnevaledifano.com. She wants to